Benvenuti alla prima puntata della Mr. Student Cup, il programma dove ogni settimana si sfideranno le diverse associazioni studentesche dell'Università di Fisciano. Oggi i concorrenti saranno l'Associazione Futura contro l'Associazione Agorà. Andiamoli a conoscere meglio. Siamo qui con l'Associazione Futura, con i ragazzi Vincenzo, Pasquale, Stefano. Ragazzi, siete pronti per partecipare alla Mr. Student Cup? Prontissimi. Conoscete il vostro avversario? Certo. Sì. Ragazzi, un messaggio per i vostri avversari. Come diceva Ivan Drago, vi spiezzo in due. Siamo con l'associazione Agorà. Ragazzi, i vostri nomi? Ciro, Antonio, Antonella. Ragazzi, siete pronti per il Mr. Student Cup? Non aspettiamo loro. E i vostri avversari sapete chi sono? No, perché non ci sono stati comunicati, comunque non ci interessa, comunque siamo sicuri che faremo un ottimo lavoro e... Allora, ve lo dico io chi sono. Sono l'Associazione Futura. Lancia un messaggio ai tuoi avversari. Mando vai se la banana non ce l'hai. Ragazzi, andiamo al primo gioco. Il primo gioco della Mr. Student Cup, la corsa con i sacchi. Vediamo già in posizione di partenza l'Associazione Futura contro l'Associazione Agorà. Ragazzi, un urlo di battaglia. Vai! Ragazzi, un urlo di battaglia. Vai Agorà! Nella partenza dei due primi avversari dovranno dare il touch ai secondi avversari, che faranno lo sprint finale verso il nostro traguardo, dove troviamo già in fase finale Gilberto e Luca. Vediamo qui già i ragazzi che stanno aspettando il cambio dai loro avversari. Ragazzi, siete pronti? Prontissimi. Ti vedo. Sono nato pronto. E adesso andiamo in griglia di partenza, dove i nostri ragazzi sono già pronti per iniziare questa sfida. Ragazzi, siete pronti? Siamo super pronti. E allora possiamo iniziare. Un'intervista a caldo al campione. È un punto per l'Associazione Futura. A te la linea, Mimma. Continuiamo con il secondo gioco. Vince l'associazione che per prima finisce i panini. 3, 2, 1. Vediamo un po' in difficoltà la guerra. È stato più veloce di me. E quindi? E quindi auguro al vincitore. Un punto all'Associazione Futura. Ora ad Antonino la linea con l'ultimo gioco. Siamo arrivati all'ultima prova della nostra Mr. Student Cup, dove l'Associazione Futura parte con due punti di vantaggio. La parola a Mimma.
Gli stati che attualmente fanno parte dell'Unione Europea sono? 27. 27. Perfetto, 27. Domanda per l'associazione Futura. Ladri di biciclette è un film di? Lo sapevo pure. De Sica. Risposta esatta. Quali sono i colori detti primari? Giallo, rosso e blu. Perfetto, risposta esatta. Va bene, siamo più pagati. Nel campionato italiano, nell'anno 2008-2009, chi ha vinto lo scudetto? Bimber. Risposta esatta. Chi fu l'autore del Cantico delle Creature? Chi è stato l'autore del Cantico delle Creature? San Francesco. Risposta esatta. In che anno è stata fondata l'Università degli Studi di Salerno? 81. 1968. La capitale del Perù. Lima. Risposta esatta. Con i suoi ben 25.710 chilometri. Ripeto. Con i suoi ben 25.710 chilometri quadrati, qual è la regione italiana più estesa? Sicilia. Risposta esatta. Allora, questa è la domanda del punto decisivo, vi potrebbe portare alla vittoria. In che anno è stato inventato YouTube? 2000. Risposta sbagliata, ragazzi. 2005. Domanda decisiva per l'associazione Futura. È stata svelata dopo 125 anni la ricetta segreta di una famosa bibita conosciuta in tutto il mondo. Di cosa stiamo parlando? Coca-Cola. Risposta esatta. Si aggiudica la puntata all'associazione Futura. Sul sito www.mrstudents.tv troverete tutte le classifiche. Alla prossima sfida. Ciao ragazzi. Benvenuti alla prima puntata della Mr. Student Cup, la manifestazione. Andiamo con la seconda prova, il mangione. Vince per prima la squadra che finisce i panini. Ho sbagliato, non è vero proprio. Che vince per prima la squadra? Continuiamo con il secondo gioco, non caponiare. Ci sta. Un messaggio per i vostri avversari. Siamo arrivati al quiz finale della nostra Mr. Student Cup. L'associazione Futura parte. Loro. Siamo arrivati all'ultima. Allora, la prima domanda agli sfidanti, no? La prima domanda? A chi sta. Allora tu fai la domanda. Allora, con due punti di vantaggio. La parola Mimma. Yeah!